che a Roma lo riconosciamo, MACU. Perché lo riconosciamo? Perché c'era stato Innovation Lab qualche anno fa e MACU era arrivato al terzo posto. Io me lo ricordo questo perché sono andato a vederlo. Nel frattempo MACU ha fatto un piccolo percorso presso H-Farm, che avremmo anche interessati a sapere un po' di H-Farm, ed è stato formalmente fondato a gennaio di quest'anno, se non sbaglio. Sì. Ok, chiediamo a Giulio di raccontarci qualcosa. Certo. E poi di rispondere soprattutto alle tue domande. Sì, di... sarò molto okay, concentrato grazie. Sulle domande. A te. Ok, ci siamo. Sì. E buongiorno a tutti, sono Giulio Galassi e sono un product designer e designer anche di interfaccia e sono uno dei due fondatori di MACU. In poche parole, cos'è MACU? E permette la creazione di dall'alto valore emotivo e completamente personalizzabili dall'utente. Infatti i gelli sono creati online solo con l'utilizzo della voce da parte dell'utente e poi prodotti con tecniche di stampa 3D. L'obiettivo che si pone MACU è quello di combinare diciamo, le infinite possibilità che sono date dalle tecniche digitali di produzione con la tradizione, la maestria dei nostri artigiani orafi. Infatti le fasi finali di produzione dei nostri gioielli sono proprio affidate a questi artigiani. Quindi il risultato, l'oggetto che abbiamo è un oggetto unico per ogni persona che crea il suo gioiello ed è però allo stesso tempo di alta qualità e rappresentante secondo noi del nuovo Made in Italy, un Made in Italy che punta alla qualità ma anche all'innovazione, all'integrazione delle nuove tecnologie all'interno dei percorsi più tradizionali, diciamo. E qui possiamo vedere la pagina di creazione dell'anello, adesso abbiamo integrato anche dei bracciali e l'interfaccia è stata pensata in modo estremamente semplice per pensare di favorire l'utente medio che non ha conoscenze di modellazione 3D nel creare invece un oggetto in tre dimensioni e quindi basta registrare un messaggio, poi sulla sinistra abbiamo degli slider per modificare la forma a nostro piacimento e poi basterà selezionare il materiale che viene mostrato in anteprima sul sito e poi procedere all'acquisto e noi ci occuperemo della produzione e della spedizione direttamente al cliente. Ma vorrei concentrarmi anche sui booster e sui blocker che dalla nostra esperienza sono emersi essere i più importanti. E, diciamo, a livello di promozione dell'innovazione, una strategia che vuole promuovere l'innovazione secondo noi deve avere alla base un'educazione digitale. La conoscenza dello sviluppo del software sarà sempre più importante nella nostra società e in futuro penso sarà un po' come saper leggere e scrivere, sarà un po' la base. Quindi iniziare a educare i ragazzi al coding, anche in modo giocoso, è una cosa molto importante che porterà grossi frutti in futuro. E anche oggi in Europa comunque i posti di lavoro legati al coding ammontano ad 1 milione di posti di lavoro, quindi è una realtà importante. Un altro fattore importante è quello di avere dei modelli di riferimento. Questo è molto presente anche in America. Avere dei modelli, delle persone che con le loro competenze, la loro volontà sono riuscite a raggiungere dei traguardi molto grandi, sono diciamo di ispirazione per i giovani e quindi possono spostare diciamo, l'attenzione da cose magari da dei modelli che in Italia purtroppo sono magari diffusi che non portano magari innovazione verso invece modelli che portano avanti dei circoli virtuosi. E una cosa di cui si parla poco è l'atteggiamento verso il fallimento, un atteggiamento che in Italia e anche in Europa è molto negativo.
cioè se hai fallito hai chiuso. Invece il fallimento deve essere visto in una maniera completamente opposta, ribaltato. Fallire è il modo più veloce per imparare molte cose in poco tempo, appunto. E quindi è bisogna vederlo in maniera formativa. Infatti in America, negli Stati Uniti, i maggiori venture capital cercano, investono in startup i cui founder hanno avuto almeno alle spalle un fallimento, perché avere avuto alle spalle un fallimento o più fallimenti ci dà molte conoscenze ed eviterà in futuro di riproporre gli stessi errori che abbiamo fatto in precedenza. Quindi è un fattore positivo, diciamo, visto anche da un investitore che ovviamente guarda ai risultati economici. A livello di innovation blocker, in Italia diciamo che ne abbiamo tantissimi esempi, quindi potremmo parlarne per ore, e sarà un po' banale parlarne, ma la burocrazia, anche dal punto di vista della nostra esperienza, è stata uno scoglio molto grande. E diciamo che la burocrazia italiana in particolare, che è lenta, faraginosa e complessa, è il completo opposto dello spirito di una startup, che invece è veloce, dinamica, vuole portare i risultati il prima possibile. Per molti ragazzi, infatti, per evitare questo scoglio, puntano ad aprire le società, per esempio in Inghilterra, dove c'è un approccio completamente diverso a livello sia fiscale che normativo, molto più snello e semplice. E questo è un peccato, perché porta competenze fuori dall'Italia, ovviamente. Un esempio stupido in Italia, che magari alcuni ragazzi non lo sanno, dei ragazzi che magari non hanno avuto posizioni lavorative, diciamo, serie, e che aprono una startup, hanno 22 anni, la prima cosa che si trovano davanti è dover già pagare delle tasse dell'INPS senza aver fatto nulla, cioè già hanno un carico di tasse sopra di loro, e questa sarebbe una cosa da modificare. Un altro problema in Italia è la carenza infrastrutturale, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista digitale. Abbiamo grosse carenze, e questo porta a le grosse lentezze. Anche nel nostro caso abbiamo avuto problemi con licenze per la vendita dei preziosi, che ci hanno rimpallato in vari uffici, ci abbiamo messo molto tempo, hanno rallentato l'apertura del nostro store online. E un altro fattore è la scarsa attitudine imprenditoriale. Questo è un problema forse il più grande che abbiamo in Italia, che però sta iniziando ad essere affrontato e a cambiare la situazione. Diciamo che la situazione da cui venivamo era quella dell'ideale di avere il posto fisso per tutti, e di quindi attendere che il lavoro arrivasse un po' dopo lo studio, dopo i nostri percorsi, ci arrivasse incontro e che gli altri ci dicessero più o meno cosa fare. I tempi, purtroppo o per fortuna, sono un po' cambiati, e bisogna capire che bisogna rimboccarsi le maniche e secondo me riportarsi allo spirito innovativo pionieristico che ha portato l'Italia al boom negli anni 60. Abbiamo ancora queste competenze, forse più di ogni paese in Europa, almeno abbiamo un grande bacino di competenze che sicuramente dobbiamo sfruttare. A livello proprio del panorama delle start-up, abbiamo dal punto di vista degli investitori una bassa propensione al rischio, purtroppo. E questo è un problema, perché porta agli investitori a non rischiare, a non investire nei progetti più innovativi, che magari potrebbero avere i risultati economici più grandi, ma si tende quindi a seguire dei percorsi già rodati, che inevitabilmente non possono portare una grande innovazione e una grande crescita economica. E un altro problema è l'assenza di big player nel mercato, questo in confronto al mercato magari statunitense o inglese. Mancano grandi aziende, grandi società che possano
acquisire una startup in forte crescita che quindi ha come scopo la exit, cioè essere acquisita. E quindi credo, questo però è un problema piuttosto strutturale dell'Italia, quindi credo che le startup in Italia debbano seguire, non inseguire le exit, ma avere un percorso più, più a step che porti a una forte strutturazione della startup. Quindi cosa fare? E ovviamente non si può, non c'è una formula per risolvere tutti questi problemi in un momento, ma bisogna intervenire con vari piccoli interventi e innestare dei circoli virtuosi nel nostro paese. E quindi da tante piccole cose, come può essere il wifi pubblico sul territorio il più distribuito possibile e ad alte prestazioni, luoghi di coworking e networking con forti agevolazioni per i giovani, che sono il terreno più fertile per l'innovazione, perché qui avviene il confronto delle idee e delle competenze. E istituire incubatori a capitale iniziale, almeno in parte pubblico, che seguano però le best practice internazionali, come abbiamo potuto vedere in Israele attraverso un viaggio che è stato appunto organizzato da Innovation Lab, e nel quale questo modello di incubatori estremamente efficienti però con capitale pubblico ha portato a un'esplosione del fenomeno delle start-up, anche un ritorno economico molto grande. Ma anche a partire da ciò che abbiamo, cioè dai fondi europei che sono gestiti attualmente in Italia maluccio, cioè con procedure all'italiana, quindi molto complicate, e neanche vengono, diciamo, erogati in toto, perché ci sono, come sappiamo, molte problematiche di carattere burocratico, ma snellirle il più possibile, cioè il solo fatto che per accedere a dei contributi a fondo perduto da parte della Regione Lazio, per esempio, bisogna, per un ragazzo magari di 23-24 anni, bisogna poi richiedere una fideiussione per i soldi che uno riceve, è assurdo, perché un ragazzo, se ha richiesto quei fondi, evidentemente non li aveva. E un altro fattore è favorire la nascita di corsi per l'imprenditorialità giovanile, come quello dove è nato l'idea di Macu, che è Innovation Lab, e continuare nel percorso che è già iniziato di agevolazione e detassazione per le start-up. Come ultimo punto è un po' il filone in cui noi ci siamo inseriti, è quello di digitalizzare le eccellenze italiane, cioè puntare su quello che abbiamo, su quello per cui siamo conosciuti nel mondo, ma a portare delle innovazioni che possano aumentare enormemente il bacino di utenza al quale si possono rivolgere le aziende. E credo che questo sia uno dei percorsi più indicati per il nostro paese. È tutto, grazie. Se avete delle domande. Coffee break, coffee break.